Salve a tutti e bentrovati a una nuova pillola di benessere. Oggi parliamo di un organo importantissimo per il nostro corpo. Parliamo del fegato, che è responsabile del metabolismo di tutti gli alimenti, infatti ha un ruolo importante nel metabolismo dei carboidrati, ma anche dei grassi. È essenziale per il metabolismo dei farmaci e anche delle tossine. Potremmo semplificare il discorso dicendo che il fegato è coinvolto in tutte le sostanze che vengono introdotte nel nostro organismo. Possiamo dire che il fegato è un lavoratore modello, infatti è sempre puntuale, efficiente nel lavoro che c'è da compiere, raramente si ammala e raramente non compie al 100% il proprio lavoro. In realtà al giorno d'oggi ci sono tantissimi integratori, ma anche su riviste si trovano sempre più consigli su come mantenere vitali i propri epatociti, ossia le cellule che costituiscono appunto il fegato, perché vista le numerose funzioni vitali di questo organo si ritiene utile mantenerlo sempre in salute. Prima di però chiedersi quali sono tutte le strategie che possono migliorare la funzionalità di questo organo così importante, è bene vedere prima di tutto quali sono invece le pratiche che vanno a sovraccaricarlo o comunque a intossicarlo. Sicuramente delle scorrette abitudini alimentari sono al primo posto tra quelli che sono gli agenti che vanno a danneggiare il nostro fegato, così come un eccessivo consumo di caffè ed energy drink. Ancora di più è pericoloso l'alcol per il fegato e in generale anche condizioni di stress lavorativo e il fumo. Per quanto riguarda degli agenti esterni, sicuramente i farmaci e tutti i principi attivi, un consumo massivo di farmaci sicuramente, dato che vengono metabolizzati proprio a livello epatico, può andare a sovraccaricare, andando ad alterare la funzionalità epatica stessa. Numerose infezioni e malattie acute e croniche hanno come target proprio il fegato, così come lo stress sia emotivo che psicologico. Alcuni alimenti raffinati, e ritorniamo al discorso delle abitudini alimentari scorrette, ma anche delle tossine ambientali, i pesticidi, i metalli pesanti, i terreni agricoli poveri di minerali detossificanti, le intolleranze e le allergie alimentari, sono tutti questi fattori che alla lunga possono andare a alterare la funzionalità del nostro fegato. In realtà dicevamo che in commercio ci sono determinati anche integratori che hanno la funzione, si dice, proprio di andare a ripulire, a disintossicare il proprio fegato, quando invece dobbiamo ricordarci sempre che noi abbiamo la possibilità di curarci o anche di prevenire numerosissime patologie a tavola. Quindi i nostri farmaci sono sempre e comunque gli alimenti. Quindi vediamo insieme quali sono gli alimenti che riescono a proteggere ma anche a depurare e disintossicare il nostro fegato. Primo tra tutti l'aglio, al quale recentemente abbiamo dedicato una pillola. Abbiamo visto che l'allicina e il selenio, che sono contenuti proprio nell'aglio, hanno un potere epatoprotettivo e riescono a chelare ed eliminare i metalli pesanti che di solito si accumulano nel fegato. Così come il pompelmo, che è ricco di vitamina C, è testimoniato che, vista la sua numerosa quantità di antiossidanti, riesce a depurare, a migliorare, a disintossicare gli epatociti, alleviandone il lavoro e quindi il sovraccarico. Tant'è vero che spesso si consiglia una spremuta di un succo di pompelmo al mattino, appunto per andare a depurare il fegato stesso. La barbabietola e la carota, dato che sono ricchi di flavonoidi, riescono a migliorare le proprietà depurative del fegato stesso. E come bevanda, sicuramente la bevanda di eccellenza è il tè verde, che grazie all'epicallo catechina gallato riesce a ripulire e ad eliminare le tossine che si possono accumulare nel fegato. Stessa cosa per la rucola e gli spinaci, ma anche per il tarassaco o comunque tutte le verdure di colore verde scuro, che, vista la numerosa quantità di clorofilla che hanno al loro interno, riescono a ripulire il sangue e quindi a sollevare, a migliorare dal sovraccarico il fegato stesso. L'avocado, che è un frutto che si consiglia molto nei soggetti che hanno dei problemi epatici, in quanto è stato visto che una consumazione regolare di questo frutto riesce a migliorare quelle che sono tutte le funzionalità epatiche. Stessa cosa la mela, che ha come target proprio la funzionalità epatica, e l'olio extravergine d'oliva, che, così come tutti gli oli ottenuti a freddo, quindi l'olio di lino e l'olio di canapa, riesce a modulare quelle che è la funzionalità del fegato, migliorando il metabolismo dei grassi stessi.
anche i cereali integrali, su tutti il riso integrale, ma anche gli altri tipi di cereali integrali, quali l'orzo e il farro, riescono a ripulire e a chelare il fegato da tutti i minerali, i metalli pesanti, così come i broccoli e il cavolfiore, che vanno ad aumentare la glutatione, che è un ottimo enzima che riesce ad avere azione antiossidante e quindi a migliorare eventuali danni epatici. Il limone, la stessa cosa del pompelmo, possiamo dire, in quanto riesce a ripulire il fegato, così come le noci, gli asparagi e la curcuma, della quale abbiamo recentemente parlato, vedendo proprio questa azione epatoprotettiva ed epatostimolante. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, il canale YouTube, dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda. E ringraziando Luca Chito in regia, vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci.